Ragazzi, vi voglio dare un consiglio per una ricettina veloce e sprint con il sedano. Il mio amico Massimo Tufo di Forè Cesena fa questi sedani che sono una meraviglia. Ci voglio fare una zuppettina con la mela verde, un po' di stracciatella, insomma seguite la ricetta perché è goduriosissima, non perdetela. Mettiamo la farina in una terrina e ci aggiungiamo 2 uova intere. Lavoriamo come sempre le uova con la farina. Una volta inglobata tutta la farina, lavoriamo sulla nostra asse. Una volta lavorato bene l'impasto, sempre quei 5-7 minuti, lo mettiamo a riposare impellicolato almeno una mezz'oretta. E ora ci dedichiamo alla nostra zuppa di sedano. Iniziamo col mettere una bella noce di burro, un filo di olio nella nostra pentola e mettiamo in infusione un rametino, anche 2, di smerino. Prendiamo poi la cipolla, ovviamente precedentemente già pulita, e la stagliuzziamo così grossolanamente. Tanto dopo frulleremo il tutto. Nel mentre che la cipolla si sta soffriggendo, puliamo una bella patatona, le nostre mele e andiamo a stagliuzzare grossolanamente anche le mele e le patate. Caliamo le mele e le patate nel nostro soffritto della cipolla col rosmarino e ora non ci resta che andare a mettere giù il sedano, anche questo ben pulito mi raccomando, mantenendo le foglie verdi perché sono quelle che ci danno il profumo. Facciamo scaldare leggermente gli ingredienti sul fuoco, spesa di sale grosso, un po' di pepe nero, ad affogare il tutto con un po' di brodo vegetale fatto precedentemente. Facciamo andare la nostra zuppa per circa 30-40 minuti e nel mentre prepariamo i parpadellini. Iniziamo a tirare la sfoglia, partite sempre dal centro verso l'esterno e via. La sfoglia per questo tipo di pasta non deve essere troppo sottile, mi raccomando, di questo spessore è più che buono. La facciamo riposare adesso 10-15 minuti a seconda anche dell'ambiente. Adesso andiamo ad arrotolarla, pieghiamo un lembo sopra l'altro e ricaviamo tante striscioline di circa 7-8 mm e andiamo a tagliare e ricavare tanti quadratini. Questi si chiamano quadrucci o alla bolognese i parpardelin, che sono buonissimi. Mi raccomando, sgranateli bene perché magari qualcuno può restare attaccato. Il sedano è cotto, le altre verdure sono cotte, andiamo a frullare. Avete visto come è diventata bella cremosa la nostra zuppa? La rimettiamo un attimo sul fuoco perché deve riprendere il bollore. Prendiamo i parpardelin e li andiamo a buttare all'interno della zuppa. La nostra zuppa è bella che è pronta. Fa un profumino, ragazzuoli. Io qui ho una bella cocotina, la andiamo a riempire con 2-3 belle mescolate, bella calda e fumante, e andiamo a metterci su un pochino della stracciatella e concludiamo con un girettino di olio a crudo. Ragazzuoli, non ci rimane che assaggiarla, farò questo sacrificio, anche perché il profumino è squisito. Cremosissima e goduriosissima, alla prossima!